Ciao, sono Valeria. Oggi vi presento il video per lo starter kit dello stamping per la Cameo. Allora, prendiamo il testo. Io devo scrivere una frase, cioè una parola. Prendo il testo, scelgo il font. Ecco, e scrivo la mia parola. Seleziono per farla un pochettino più grande, poi magari non mi serve così grande, però adesso vediamo. Ora vado nella mia libreria e mi scelgo questo disegno. Questi sono quelli che io ho scaricato con la card, che sono gratuiti. Scelgo questa cornice, la separo perché a me ne serve una. Cancello perché non mi serve questa. Posiziono, seleziono per rimpicciolire un po', infatti vedete era troppo grande, poi lo posiziono per vedere se la misura può andare bene, deve essere contenuta in questa cornice. Vedo che va bene, ora posiziono, poi vado nelle impostazioni, devo impostarla per lo stamping, quindi vado su impostazioni taglio silhouette, scelgo materiale stamp, ora non lo trovo, eccolo qua. Vedete che automaticamente mi setta la velocità, lo spessore, tutto. Da di qui potete scegliere, vedete, mandate giù, fate scorrere la barra e trovate quello che vi interessa. Ora metto stamp perché devo mettere la stessa larghezza lo stesso tappetino che ho per il mio kit. Posiziono, ritorno a vedere se può andare bene. Ok, bene, fatto questo vado a vedere per il ritaglio, seleziono e faccio ritagli ad angolo. Una volta fatto questo, non facciamo altro che dare l'invio alla silhouette per tagliare. Io clicco qui, se cliccate qui vi apre la finestra, vedete, queste sono tutte le impostazioni che abbiamo già dato. Poi adesso non me la riconosce, però una volta che io l'ho attaccato, do taglia, vedete, tutte le impostazioni, 18, lama 9, vedete. Ecco, ora ci spostiamo nell'altra visualizzazione, vi faccio vedere cosa contiene lo starter kit e in più il taglio dello stampo. Eccoci qui, ora vi faccio vedere quello che contiene la scatola, questa è la scatola dello stamping, vedete quello che può fare, stamping, starter kit. Ora apriamo la scatola. Accidenti, non si apre. Ecco qua, dentro troviamo il colore per lo stampo. Poi abbiamo questi tre blocchi per metterci poi i nostri stampi da stampare, blocchi acrilici. Questa è la scatolina dove contiene tre fogli di silicone. È fortissimo, vedete? E sono tre. Poi
Questa è la card che vi dicevo, io ho già acquistato, ho già prelevato i disegni, sono gratuiti, basta stampare, basta inserire sto codice. Poi c'è questo piccolo libricino che vi dà qualche idea di come usare gli stampi, i disegni, diciamo. E questo è il nostro tappetino per mettere il silicone. Ed è diverso dagli altri tappetini che ho, perché questo è molto più piccolo. Infatti ci sta il foglio di silicone. Bene, ora iniziamo e vediamo come funziona. Tolgo la pellicola protettiva. Qui vedete appiccica perché c'è la colla, perché deve stare attaccato il foglio di silicone. Ora tolgo anche qui la pellicola di protezione. Mi raccomando, quando mettete il silicone, non l'avete appiccicato, tamponate, non strisciate, perché rischiate di allargare, diciamo, il silicone, perché va un po' da tutte le parti. La metto nella silhouette. Io ho già settato anche la guida, poi vi farò vedere. Poi ora diamo il comando taglio. Devo controllare la lama se è nel 9, vi ricordate? Quindi la devo mettere nel 9. La infilo nell'apposito spazio in cui mi dà la possibilità di poterla ruotare. La rimetto nella sua guida e do il comando taglia per iniziare a fare lo stampino. Adesso io ho tagliato un pezzo di video per accelerare i tempi, altrimenti sarebbe troppo lungo. Vedete, ha finito. Vedete, si vede. Vedete? Tolgo il silicone in eccesso, andando piano perché non voglio rompere la mia forma che ho fatto. Intanto mi preparo anche la base per metterci su lo stampino, il mio blocco acrilico più largo, perché ne abbiamo di tre misure. Prendo il pezzetto, tolgo. Io non butto mai via niente, perché poi penso di poter utilizzare anche le altre, anche questo che sto togliendo, per esempio il mezzo, sarebbe niente da buttare. Io invece lo tengo per vedere se riesco ad utilizzarlo in altro modo. Poi magari dopo facciamo anche una prova. Ecco. Ora metto anche la scritta. Mi raccomando, la scritta va sempre messa all'incontrario, perché poi dopo bisogna vedere, per vederla dritta, quando facciamo lo stampo, così l'incontrario, poi facciamo lo stampo e lo vediamo così. Ora prendo il colore e il foglio che vi faccio vedere. Ho preso un foglio bianco. Ora prendo il colore, tampono sopra alla mia forma che ho fatto con la scritta. Vedete? E stampo. Tengo un po' appigiato. Ecco qua, vedete? Perfetto.
è venuto bene. Ora voglio provare a per pulirlo. Di solito si può usare anche quelle salviette imbevute, io non le avevo momentaneamente, ho preso un pezzo di Scottes imbevuto in acqua, e comunque si può anche benissimo lavare con acqua solo, vedete, lo pulisco. Bene, così non ho residui. Mi si è attaccato un pezzo che avevo scartato. Adesso io vi consiglio di procurarvi un pezzo di cellophane o acetato, di quei fogli che si trovano comunque anche in cartoleria. Io ho messo i miei stampi sopra in modo così stanno attaccati e non ne perdo, perché sennò rischiate magari di metterli in qualche posto e magari vanno perse, se per esempio in questo caso ho una scritta, può andare perse delle lettere, e poi ve li trovate sempre tutti comunque insieme, vedete, io faccio così, ho pensato di fare così, poi se avete un'altra soluzione. Ora do un'altra passata e voglio provare con il pezzo che ho scartato, vedete, ricordate quello che era in mezzo alla cornice, proviamo, lo metto nel mio blocco, prendo un colore diverso, ecco qui, lo passo sopra, vediamo come stampa. Questa è la prima volta anche per me, quindi non so il risultato. Ecco qua, è venuto abbastanza bene. Bene, con questo video io ho finito, spero di essere stata chiara. Per qualsiasi info scrivete nel box sotto o mandatemi un'email, e ci vediamo al prossimo, ciao.